Cos'è questo posto? Cosa? Non preoccuparti. Giusto, mercoledì? Grazie, Mano. Felice di essere stato d'aiuto. Ok, ragazze, siete pronte a giocare? Il premio principale è la libertà. Ma che dobbiamo fare? Sì, diccelo! Scegliete il vostro personaggio. E ora mettetelo sulla mappa. E ora che siamo tutti pronti, inizia la stagione di Squid Games! Ah, ehi, mommy, che farai quando uscirai da qui? Tutti i giocatori devono prepararsi, diamo inizio alla competizione! Oh, hai sentito? Questa musica è così bella! 1, 2, 3! Obiettivo trovato! Sei fuori dalla competizione! Oh! Cosa è stato? Ehi, Megan, qual è il nostro piano? Andiamo a prenderla! Ferme! La cosa principale è... non... analisi del movimento! Non cadere! Oh, no! Sconfitta! Prossimo round! Ehi, pensi di essere l'unica qui con i laser? Prendi questo! Errore! Errore! Nessun errore, ragazza! Sono la migliore! Congratulazioni, Megan! Hai vinto! Questo è solo l'inizio! Mi chiedo che succederà adesso! Il vostro nuovo compito! Dovrete completare il puzzle sulla parete! Oh, strano! Sembra troppo facile! È ora! Iniziamo! Andiamo al puzzle! Sbrigatevi! Megan, abbiamo lo stesso puzzle! Io ne scelgo un altro! Come hanno fatto? Ehi, Aggie, che stai aspettando? Aiutaci! Esatto, questo è l'ultimo! Guarda, ce l'abbiamo fatta! Oh, questa è la porta per il livello successivo! Prova ad aprirla! Diamo un'occhiata! Wow, andiamo! Aspettatemi! Oh! Che male! 3, 2, 1, via! Oh, sono troppo forti! Ah. Oh no! Non ci arrenderemo! Forza! Sta funzionando! Abbiamo perso? Il mostro ha vinto! Lo sapevo! Ottimo lavoro di squadra! Continuiamo! Ma le perdenti non le voglio in squadra! Non vedo l'ora di giocare! Giocatori, fate un passo avanti! Un compito così facile è tutto qui! Non abbiamo ancora iniziato! Prendete la vostra arma! Cotton Fioc giganti! 1, 2, 3! Che vinca il più forte! Attente, bambole! Ok, chi vuole litigare con me? Forza! Ho tanta fame! Miammi! Ne voglio ancora! Aggie, ma che stai facendo? Miam, 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 miam! Delizioso! Oh, ne voglio altri! Hai rovinato tutto! È contro le regole! Se non fosse stato un gioco, l'avrei strangolato! Delizioso! Grazie per avermi nutrito! Oh, c'è qualcosa che non va! Un attimo! Cosa? Oh. Scusa, mommy, non l'ho fatto apposta! Sono qui da solo? Wow, sono il vincitore! Niente applausi, grazie! Oh, questo ragazzaccio! Chi ha vinto? Ho vinto io! Aggie, sono il migliore! Il prossimo compito sarà molto più difficile! Dagli avanti! Wow, biscotti! Ehi, Aggie, ti manca il cibo normale? Sono di nuovo il primo? Oh, sì, ho vinto di nuovo! Questa non è una gara! Cosa? No, non dirlo! Come si apre? Fantastico, devo fare molta attenzione!
Non posso perdere di nuovo. Ok. Qui devo usare una strategia segreta. Ora sarà molto più facile. Che biscotto difficile! Ho bisogno di uno strumento migliore. Nessuno potrà fermarmi. Allora, ancora lì? Posso avere qualcosa di più buono? Oh no! Si è rotto! No! Che sfigata! La mia vista laser è molto più utile delle mie mani. Ho fatto! Tieni, bambola! Accettato! Sei promossa! Non è possibile! Non ci credo! Vogliamo protestare! Fate quello che volete, ma i punti parlano da soli! Non è giusto! Ti farò causa! Oh, sembra che tutto sia pronto! Iniziamo! Cambiati! Smettila! Ah, ce l'ho fatta! Spero di essere più fortunata! Spero solo che non sia slime! Oh, non è slime! Oh. Secondo la teoria delle probabilità, ho anch'io un secchio fortunato! Ah, quello che pensavo! Che c'è? Ho già perso! Vuoi venire un attimo? Che vuoi? Il secchio non funziona! Puoi controllare? Vediamo! Ieri funzionava! Oh! Funziona! Ah, ottimo lavoro, Huggy! Che succede? Che peccato! Perdente! Hai scelto la persona sbagliata! Gliel'hai fatto vedere per davvero! Il prossimo gioco metterà alla prova la vostra precisione! Sembra che questa volta non potrò imbrogliare! E allora come farò a superare il test? È semplice, vero Dave? Vai al muro! Così? Sì, e qui ci saranno le armi! Fai la tua scelta con saggezza, hai solo un tentativo! Non credo di potercela fare! Correrò il rischio! Sarà la prima! Oh, mi ricorda Angry Birds! Inizierò con il rosso, se non ti dispiace! Un attimo, non è tutto! Dave, metti il bersaglio! Oh, già? Ok! Un attimo, Dave! Cosa? Non mi sono iscritto per questa, si muove! Ok, Megan, devi concentrarti! Vai! Ok, fatti da parte! Il professionista è qui! Prendi questa, Dave! Ti aspetti che me la beva? Wow! Wow! Ora tocca a me. Non mi sfuggirai, Dave. Chi lega i lacci delle scarpe in questo modo? La mamma ti aiuterà. Ehi, ma che succede? Non è giusto! Dillo alla mamma. Ok, ora preparati. Non puoi scappare da me. Per favore, oh! Sì, congratulazioni al nuovo vincitore. Beh, chi ne dubitava? Cosa? Ma che vuol dire? Oh, sei proprio sulla mia lista, mommy! Ora, la battaglia di ballo! Huggy, vai! E tu, Megan, forza, non deluderci! Questa è sfortuna! Ok, non credo possano resistere al mio ballo! E la mossa finale! Ho vinto? È stato terribile! Cosa? Non capisci niente! Dai, Huggy, puoi farcela! Sono un ballerino di strada e questa è la mia natura. Trovati un altro hobby. Forse la danza tecnofonica? Amico, è terribile. Cosa? Non hai gusto. Il re se ne va. Ho un piano. Conosco la danza della vittoria. Vinceremo sicuramente. Sei d'accordo? Oh, dance, dance, dance with my hands, hands, hands. È questo che intendevo per danza? Non queste convulsioni a tempo di musica! Sto parlando di te, Huggy! Che c'è che non va? Sono il coreografo principale! Come ha potuto farmi questo? Signor Huggy, ho bisogno di incipriarla! Vattene! Sono una star e questo è il mio spettacolo! E adesso che succede? Spero siate pronti per la prossima gara! Se si tratta di cibo, certo che lo sono! Aspetta un attimo! Sì, è tutta la vita che mi preparo in realtà! Ehi, dove vai? Lasciamelo! È così crudele! Perché il mondo è così ingiusto? Dovete essere affamate, questo è per voi! Wow, quante caramelle! Il tempo scorre! Sono così buone! Le mangerei tutte!
Ehi, lasciate qualcosa anche per me. Non puoi battermi. Ne sono rimaste molte. Ah, queste alle fragole. Il tempo è scaduto. Sono piena. Ora scopriremo il vincitore. Vedo che il numero uno ha vinto. Guardate, c'è mercoledì. Dove? Ah, oh, deve essere scappata. Ah, rifacciamolo. Sei la vincitrice. Tieni il trofeo. Questa volta la vittoria sarà mia. E ecco la nuova sfida. Misuratore di forza. Oh, lo adoro. Sarò la prima. Ora gli farò vedere come faccio il Tour de France. Seconda marcia. Terza. Cosa? Ma come si fa a vincere? Wow! Fermati! Oh, è stato facile. L'ha quasi rotta. Il prossimo. Forza, Aggie. Ce la faremo. E tu sarai il primo. Ok. Ehi, ma che c'è che non va? Oh, mamma! No, no, no. Io passo. Abbiamo vinto? Lo sapevo. E adesso? Il prossimo compito è la linea rossa. Dovete andare dall'inizio alla fine senza uscire dalla linea. Ma come? Stai scherzando? Vi mettete all'inizio e la percorrete. Che c'è di più facile? Avete capito? Oh, è una cavolata. Bene, iniziamo con te. Tieni la benda. Posso farcela anche con gli occhi chiusi. Allontanati. Ora prendi la scatola. Mommy, vai! Ok, mommy, è tutta una questione di equilibrio. Prendi questo. Non è divertente. Tocca a voi. Con piacere. Non puoi togliermi di mezzo. La vedremo. Oh, una trappola! Fate largo a Aggie. Sarà facile. Un piccolo passetto, Aggie. Pronta? Un piccolo passo. Vai! No! Perché? Gliel'abbiamo fatta. Batti il 5. Chi ha vinto? Questo round non ha un vincitore. Entra avanti in fretta. Quanto tempo ci vorrà? Abbiamo molte cose da fare. Proprio così. Vedete la stanza segreta? Dovete andare lì. Sembra facile. Andiamo, ragazzi. Fantastico. Sai cosa fare, Vlad? Certo. Allora vai. Grazie per la cena. Troppo facile, eh? Vedremo. Potete uscire? C'è un vampiro qui. Sì, lo so. Oh, lasciami in pace. Ma dove state andando? Vieni qui. Oh no. Bene, il tempo è scaduto. Ce l'avete fatta. Pensavo non sarebbe mai finita. Guarda il nostro punteggio. Questo round è a 2. Torta in faccia. Oh, Megan, prepara le guance. 1, 2, 3, via. Preparati alla sconfitta. Forza, Megan. Oh, non devi sforzarti tanto. Non hai alcuna possibilità contro Mommy e le sue lunghe braccia. Non posso crederci. Mommy ha vinto, woohoo. Dov'è la mia ricompensa? Avrei dovuto aspettarmela questa mossa sporca da parte di Mommy. Non la sopporto. Oh, non ho parole. Avete fame? Mi chiedo che ci sia qui sotto. Oh, è disgustoso. Giocatori, pronti? Sono in paradiso? Nom nom nom. Vedi la stessa cosa che vedo io, è solo un mostro. Questo è un capolavoro. Posso averne ancora? Ehi! Tieni. Miammi, grazie. Questo gioco è... Dammelo. Nessuno può fermarmi. Che ha fatto? È stato il gioco più bello. Vorrei che tutti i giochi fossero così. Fa caldo. E se piovesse? Quanti soldi! Wow, posso comprarmi un upgrade. Non dimenticate che sono una mamma, ne ho più bisogno io. Ehi, dagli a me. Aggie, ridammeli. Mettete tutto sul tavolo, signore, e Aggie Waggie. Non è giusto. Vediamo quanto abbiamo qui. Oh, ora sono meno. Ma è pazza! Megan, ma che diavolo ti prende? Sei stupida! Dovete godere delle piccole cose. Megan ha vinto. Questi sono i tuoi punti ora. Oh, meraviglioso.
Ti ho detto che non ci sarei più tornato! Abbiamo bisogno di un solo membro per la stanza segreta. Chi sarà? Sono d'accordo. Oggi andrà lì. Perfetto, benvenuto. Ottimo lavoro, amico. Ci voglio andare anch'io dopo il lavoro. Grazie, ragazze. Condividerei, ma le caramelle fanno ingrassare. Allora, che faremo ora? Ci siete tutti? Trum, trum, trick. Mommy, prima tu. Forza, sei long legs. Puoi farcela. Devi fare centro, è semplice. Più lontano lanci, più punti ottieni. Ho capito. Ok, facciamolo. 3 punti. Mommy è un cecchino. Non imbrogliare. Ehi, ma non ho imparato, non è giusto. Ci provo io. Beh, proviamo da qui. Calcolo del lancio ottimale. Niente vento, barriera in alto. Tiriamo. Mega, non funziona così. Oh no, ma io non ho parato. E allora manco solo io, eh? Sapete che vi dico? Non prenderò nemmeno la mira. Dove? Cosa? Come ho fatto a non vederlo? Non è possibile, buh! Dov'è il mio contratto NBA? L'avete visto, no? Ok, e ora tocca a me. Batterò tutti quanti. Yeah! Ho una busta per voi. Che c'è dentro? Di sicuro ha una trappola. Ecco un punto bonus, ma solo per uno dei giocatori. Siete pronti? Ragazzi, scrivetelo nei commenti chi dovrebbe ricevere questo punto, io, Megan o Aggie. Vi aspettiamo! E non dimenticate di mettere mi piace al video. Dimentica tutto quello che abbiamo fatto prima. È sospetto. Non piace neanche a me. Se c'è del cibo, sono pronto. Silenzio! Dovete rompere le uova in testa. Avanti. Sulla testa? Ok. Spero che abbiate una doccia qui. Avanti! Hai fatto un punto. Il prossimo? Oh, lasciate fare a me. Sembra morbido. Dov'è la tua fronte di ferro? Prendi. Un altro. Ne vuoi ancora? Ok, l'ultimo. Mommy! Oh, ok, è tutto. Sei proprio insopportabile. Allora che devo fare? È gustoso! Aggie, ce l'hai fatta! È così ingiusto! Sono d'accordo! Un'altra vittoria per Aggie! Sono sicura che abbia corrotto la giuria! Del resto anch'io trasformerei Mommy in una bella frittata! Ok, giocatori, ecco il risultato! Chi vincerà? Il punto bonus va a... A me! Il punto bonus va a Aggie Waggie! Congratulazioni! Non è possibile, è un miracolo! Boo-hoo. Grazie, ragazzi! Il mio Aggie ha vinto! Boo-hoo. Ecco, te la sei meritata! La mia libertà! Oggi non siete state fortunate, ragazze! Oh, non sono d'accordo! Venite con me, ragazze! Cosa? Grazie per averci salvate! Chiudi, Jenny! Con piacere! Ehi, fatemi uscire! Non osate! E ora affrontale tu le sfide! No! Ehi, che succede? Il giocatore si è disconnesso! Spegnimento! Il giocatore ha lasciato la chat! Riavvio! Sono di nuovo sola! Oh, lo odio! Pronto, mamma? Eh sì, anche la bambola di Squid Game ha una mamma. Quando sei il capo di Squid Game, non hai molto tempo libero. Quindi devi fare più cose tutte insieme. Come pensare alla cura di sé e poi anche agli oggetti di scena. E le due cose possono anche andare a braccetto, soprattutto se non hai gli stampi giusti per i biscotti. Purtroppo i giocatori però non hanno gradito trovare capelli nei loro biscotti. Squid Game può essere estenuante. È così stressante. Persino la bambola è stanca. I genitori non si aspettavano di vedere questo. Joy vuole sapere che è successo, così cerca di svegliarla. Ma lei dorme così dolcemente che lui cambia idea. Lasciamola riposare. Joy può sostituirla mentre dorme, anche se il suo lavoro sembra facile. In realtà non lo è affatto. Guardare il giocatore può essere davvero molto estenuante.
Ma Joy non si arrende. Non tutti i compiti sono per i giocatori. A volte i giocatori danno i compiti alle guardie. Così Joy e gli altri giocatori faranno uno scherzo alla guardia. Attaccano un biglietto alla sua maschera. Questo lo farà sembrare davvero sciocco davanti ai suoi colleghi. Ma i giocatori non pensavano che se ne sarebbe accorto così in fretta. E ora è curioso, devono nascondersi. Quando è entrato nella stanza però non c'era nessuno. Con chi dovrebbe essere arrabbiato ora? Sai per caso dove sono andati i giocatori? Scrivi le tue risposte qui sotto e aiuta la guardia a riprendere il controllo. Sta aspettando il tuo aiuto, sei riuscito a trovarli. Il tiro alla fune è un gioco classico e sembra davvero impressionante, ma la bambola lo ha visto così tante volte che ora è annoiata. Ogni volta è la stessa storia. Questo gioco ha bisogno di un po' di innovazione, così la bambola decide di fare una cosa e aiuta una delle due squadre. E così i perdenti fanno una brutta fine. L'arma principale della bambola sono i suoi occhi, così Monica la porta ogni anno dall'ottico per assicurarsi che possa continuare a fare al meglio il suo lavoro. La bambola odia andarci e diventa molto nervosa. C'è sempre qualcosa che va storto. Questa volta è così stressata che brucia il puntatore del dottore. Lui le prescrive degli occhiali molto spessi perché pensa che il laser possa essere un problema. Ma è stato un grosso errore. Le lenti spesse non aiutano, peggiorano solo la situazione. Meno male che Monica conosce sua figlia e scambia gli occhiali con degli occhiali da sole. Per evitare che sua figlia si annoi, Monica ha inventato un gioco insolito, ha aggiustato un set di scacchi e lo ha reso simile a Squid Game. E ha trovato anche un buon avversario per lei. Questo dovrebbe essere divertente per una bambola annoiata e l'aiuterà ad allenare il suo cervello. Se vorrà essere come la mamma, dovrà essere brava nella logica e nella strategia. Monica dovrebbe lavorare un po' sulla sua pazienza. Quando perde, si arrabbia un po' troppo. La bambola di solito è bravissima nel suo lavoro, ma qualcosa sta andando storto. I suoi sensori stanno andando in tilt. Non riesce a capire quale giocatore si stia muovendo. Se non riesci a prenderli, sarai nei guai. Potete aiutarla ad individuare i giocatori. Chi si sta muovendo? Scrivi qui sotto i loro numeri. Bene, li hai trovati? Scrivi qui sotto, mi raccomando. A volte il capo dà ai giocatori dei compiti extra, come quello che Joy ha appena ricevuto. Deve andare in negozio e prendere più cibo per tutti. Ha solo bisogno di comprare uova e acqua, ma non sa in che quantità. Così nel dubbio ne prende un bel po', solo che va tutto storto e il cibo rischia di rovinarsi. Le uova sono così fragili. Per fortuna Joy ha i riflessi veloci e ha salvato le uova. Beh, quasi. Una si è rotta. Che tristezza. A volte i compiti sono davvero difficili. Ritagliare la forma con un ago smussato è difficile. Joy è dispiaciuto di essere l'unico che ha un ago che non è affilato, così chiede aiuto alla bambola. In effetti ultimamente sono diventati quasi amici. Quindi la bambola è felice di aiutarlo, ma i suoi occhi laser sono troppo potenti e invece di affilare l'ago l'hanno sciolto. Il compito di Joy ora è ancora più difficile. Beh, grazie mille. Joy è in grossi guai per aver fallito quel compito, così dovrà lavare il pavimento delle guardie. Sarà una brutta serata. Avrebbe finito in fretta se le guardie avessero rispettato quello che stava facendo, ma continuavano a camminare sul pavimento pulito e così ci vorrà un'eternità. Joy ha bisogno di qualcosa che fermi le guardie. Così indossa il vestito della bambola. Se le guardie vedranno il vestito, ci penseranno due volte a sporcare il pavimento. Il piano di Joy, in effetti, ha funzionato. Le guardie ora stanno molto più attente. Il capo ha così tanto lavoro da fare, sembra davvero occupata. Non distraiamola.
Beh, in realtà stava solo giocando, ma non dovremmo comunque disturbarla. Non mentre è in pausa. Ha perso il suo gioco e ora si è arrabbiata. E ha spedito Joy molto lontano. Ad essere onesti, non se n'è nemmeno accorta. La bambola non ha molti amici, quindi è felice di avere Joy nella sua vita. Decide di uscire con lui per giocare insieme. Agli altri concorrenti tutto questo non piace. All'inizio erano felici di giocare con lei, ma non è durato molto. Perché quando anche lei si unisce ai giochi, diventa subito chiaro a tutti che è una perdente che si arrabbia molto e arrabbiandosi ottiene sempre quello che vuole. Pensi che piangere sia da deboli? Beh, ti sbagli. Questa guardia ha pensato che ci fossero tutte queste cartacce di caramelle per colpa della bambola, visto che sua madre è il capo e la fa sempre franca su tutto. Ma la scia di involucri ha portato la guardia al grande capo. Si scopre che è molto arrabbiata a causa del suo programma televisivo preferito. Beh, l'amore non corrisposto può essere straziante. Anche la guardia si è commossa. Come ha potuto Don Carlo fare questo a Sofia? Questo spettacolo è così crudele. Inoltre, la guardia ha mangiato tutto il gelato di Monica. Faresti meglio a stare attento quando tocchi quello. È ancora il tuo capo. Anche se Monica è severa, le piace viziare le persone. Beh, a modo suo, una volta ha portato dei regali alle guardie. Sono rimasti colpiti dalla sua generosità, ma solo uno di loro avrebbe avuto un aumento. Il resto invece è stato un po' sfortunato. E così sono stati retrocessi allo status di giocatore. La bambola ama uscire con i suoi amici, ma i suoi unici amici sono i suoi giocattoli. Monica non ne è felice, così mette insieme un vero tè party per sua figlia. I giocatori non ne sono contenti, ma hanno forse una scelta. Prima di spaventarsi, però, dovrebbero dare una possibilità alla bambola. Joy potrebbe anche aver imparato che non è un mostro. In fondo è dolce. Ed è una brava cuoca. Dovresti avere più fiducia, Joy. Monica è super ricca, ma non vizia sua figlia in modo sbagliato. Ogni volta che la bambola viene a prendere la sua paghetta, Monica dice spesso di no. E la bambola deve diventare furtiva. Così userà il giocatore per avere dei soldi. Lei sa dove trovare tanto denaro? Nel premio finale! I giocatori pensavano che questo fosse un altro gioco, così hanno accettato, ma non lo è. Non appena vedono il capo, capiscono che dovranno convincerla che non volevano derubarla. Dopo questa piccola bravata, la sicurezza aumenterà di sicuro. Giocare da soli è noioso. La bambola lo sa molto bene. E cerca sempre di giocare con le guardie. I giocatori non vogliono farlo perché lei bara sempre. Ma le guardie invece stanno al gioco. In fondo è sempre la figlia del capo. E anche se è una sfortunata perdente, bisogna lasciarla vincere. Il tempo vola quando si gioca con la mamma. Ma così rischiano di non accorgersi di cosa sta accadendo. Che cos'è questo odore di bruciato? Oh no, sono i biscotti! E adesso che facciamo? Monica suggerisce di togliere la bruciatura. Hanno fatto un ottimo lavoro, ma i biscotti sono diventati più piccoli. Monica e la bambola sono felici, ma non sono loro a dover ritagliare le forme. Il loro errore è stato aver messo i giocatori in guai seri. Non hanno mai visto biscotti così piccoli.
All'improvviso, tutte le partite sono state annullate e Joy e la bambola sono scioccati, ma poi capiscono il motivo. Monica è incinta. Joy vuole che sia un maschio, ma la bambola vuole una sorellina. Non sappiamo ancora di che sesso sarà. Tu che cosa ne pensi? Sarà un maschietto o una femminuccia? Anche se vive una vita normale e sta ancora frequentando il college delle bambole, c'è qualcosa di diverso ora che ha una mamma, perché la aspetta una vacanza molto speciale. Tutte le altre bambole andranno al campo estivo, ma Monica si presenta per prendere la sua bambola. Vuole farle dare una spicciata allo Squid Game di quest'anno. Qualcosa che questa famiglia ama assolutamente è giocare a Doc G. Ma da quando hanno adottato Molly, le cose sono andate un po' diversamente. Lei pensa che giocare a Doc G sia una cosa superata e vuole mostrare ai suoi genitori cosa si fa al giorno d'oggi. Ci è voluto un po' di tempo, ma ora Joy e Monica sono dipendenti dal gioco. A cosa stanno giocando? Beh, è sempre Doc G, solo che è la versione videogioco. Monica non è viziata, ma ama mangiare. Ogni volta che il suo pancino brontola si siede a tavola e aspetta i cornflakes. Potrebbe mangiarli tutto il giorno. E anche Joy. Per molti anni non ha mangiato altro che biscotti al miele, quindi ora vuole provare qualcosa di nuovo. Ma questi cornflakes sono solo per Molly. Joy dovrà mangiare ancora biscotti. Ama davvero Monica, quindi mangerà ancora più biscotti solo per non farla arrabbiare. Come diventare popolare in Squid Game? Controlla su Trum Trum Trick.